Nicola Molteni, perché la Lega Nord osteggia fortemente questo provvedimento del governo? La Lega è sulle barricate, siamo all'ennesimo disegno di legge per svuotare le carceri, per l'ennesima volta si affronta il problema del sovraffollamento delle carceri attraverso degli indulti mascherati, rimettendo in libertà dei criminali o non facendo scontare in carcere la pena chi dovrebbe scontare in carcere la pena. È una vergogna, questo disegno di legge prevede anche l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, per cui la Lega ha garantito battaglia su tutti i fronti. Il reato di immigrazione clandestina è l'unico baluardo per evitare una vera e propria invasione di massa. Il reato di immigrazione clandestina esiste in tutti i paesi europei. In Italia la sinistra, amica degli immigrati, amica dei clandestini, amica di chi entra illegalmente nel nostro paese, lo vuole smantellare. La nostra è una battaglia di giustizia. Il Partito Democratico e il governo non trovano i soldi per i nostri cittadini, trovano però 20 euro per i criminali, trovano 45 euro per dare assistenza, accoglienza in alberghi a 4 stelle ai clandestini. Questa è una vergogna, la Lega è sola contro tutti per ristabilire il principio di sicurezza e il principio di legalità. Il governo si giustifica dicendo che bisogna risolvere il problema del sovraffollamento delle carceri. Non è la priorità del Paese, priorità in tema di giustizia sono i processi troppo lenti e il fardello dell'arretrato 9 milioni di processi civili e penali. Il problema del sovraffollamento non lo si risolve, è un anno che lo stiamo dicendo, stiamo urlando al mondo intero che il problema del sovraffollamento delle carceri non lo si risolve, rimettendo in libertà criminali pericolosissimi, ma lo si risolve facendo scontare ai 20.000 detenuti stranieri che costano alle tasche degli italiani quasi 1 miliardo di euro la pena nel proprio paese d'origine e costruendo nuove carceri. Ci sono 500 milioni di euro del piano carceri fatto dall'allora ministro Alfano per costruire nuove carceri, non sappiamo e non ci dicono che fine hanno fatto questi soldi. Siamo di fronte ad una vergogna, ad un governo che si sta chinando di fronte agli immigrati clandestini e ai delinquenti. La Lega non può accettare questa vergogna che è esattamente il contrario di quello che i cittadini onesti e per bene vogliono.